Ringrazio intanto l'avvocato La Torraca per avermi invitato. Tra l'altro è la prima volta che io mi trovo qui nella sede dell'Università dell'Insubria e quindi è una splendida occasione anche di incontro con tutti voi che mi dicono siete prevalentemente funzionari dell'amministrazione pubblica o comunque tecnici dell'amministrazione in generale, comunque o studenti, o comunque coinvolti da questa tematica, dalla tematica che oggi affrontiamo. Io ho dato uno sguardo in treno al programma di questo corso come dire, fa riferimento alla nuova stagione dei contratti, perché effettivamente questa è una nuova stagione, anche se un po' ripetitiva per certi aspetti, dei contratti pubblici, tra incertezza e responsabilità. Io credo che questi due termini siano veramente significativi, perché viviamo in un sistema dove incertezza e responsabilità effettivamente sono gli elementi, direi, determinanti, della nostra, attività e dei problemi che incontriamo. Voi come, soggetti attivi, quindi, i soggetti che devono prendere delle decisioni nel corso delle procedure di appalto e noi come magistrati che ci occupiamo del contenzioso che questa attività genera. Dunque, il tema che mi è stato affidato riguarda le linee guida di ANAC e quindi la cosiddetta soft law. E io l'ho incentrato sul profilo del controllo giudiziale della soft law. Premetto che per affrontare un tema come quello che mi è stato assegnato, il controllo giudiziale sulla soft law, sarebbe necessario, e mi sembra evidente, comprendere a fondo il concetto di soft law. Nel nostro sistema ordinamentale, intendo, compresa quindi la questione delle questioni, ossia il suo inquadramento nella gerarchia delle fonti. Questione che non mi azzardo ad affrontare, anche perché ha costituito l'oggetto dei brillanti scritti di molti autori, tra cui cito le linee guida e le leggi del professor Vittorio Italia, alla cui lettura in particolare rinvio. Preferisco piuttosto prendere le mosse da quello che scrive l'avvocato Franco Cintioli, già consigliere di Stato, nel suo ultimo lavoro inedito dal titolo Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida, sui pareri del cosiddetto precontenzioso e sulle raccomandazioni dell'ANAC. Oggi abbiamo, dice Cintioli, la novità delle linee guida e della regolazione flessibile. E ci interroghiamo su come i tasselli vadano messi a posto. Nondimeno, esordiamo anticipando che ciò non può significare una sostanziale sostituzione del giudice in questa sua funzione creativa e aggregante al tempo stesso. La seconda premessa manifesta, come si diceva, una preoccupazione di fondo e con essa si vuole esprimere un'avvertenza. Il fatto che parte della disciplina della materia oggi passi sotto il nome di linea guida, regolazione flessibile, atti di indirizzo, soft law e simili, non deve indurci a trascurare l'importanza del controllo del giudice. Questa volta non è solo in gioco il suo compito di regolare, bensì anche l'effettività della tutela giurisdizionale. Dobbiamo così preoccuparci di evitare possibili sbilanciamenti nella dialettica tra autorità e libertà. In altre parole, il fatto che questa regolazione sia flessibile e soft non deve indurci a pensare che essa, come tale, possa scansare il vaglio giurisdizionale o che quest'ultimo debba essere in qualche misura allentato rispetto a casi consimili. Non vorremmo che accadesse questo, che si lasciasse alla soft
la soft law cosiddetta sullo sfondo, senza estendervi il sindacato per poi magari salvare l'atto attuativo, eccetera. Quindi non dobbiamo quindi perdere di vista la soft law, quale che sia la regolazione. Il giudice amministrativo deve qualificarla puntualmente con le categorie pertinenti, proprio in tempi difficili come quelli che viviamo, e proprio per assicurare maggiore certezza c'è bisogno che i giuristi si riappropriano in fretta di ciò che gli appartiene. Bella conclusione. Il fatto è, aggiungo io, che i giuristi oggi non sanno più quello che loro appartiene. Vedete, nel corso di un recente seminario svoltosi alla Statale, io mi sono lasciato scappare un'affermazione volutamente provocatoria, anche perché era presente un giudice della Corte Costituzionale, e in quell'occasione dissi: ma dove sono finiti i professori di diritto costituzionale in questo paese? Intendendo quelli che bocciavano gli studenti impreparati all'università e non quelli che oggi presenziano i dibattiti televisivi, dove il rigore scientifico è notoriamente applicato in funzione dell'audience e quindi del livello per lo più mediocre di coloro che vi prendono parte. Dove sono finiti, mi domando e vi domando, i professori che hanno scritto i testi su cui intere generazioni ormai incanutite hanno studiato e su cui moltissimi di noi si sono formati? Qualcuno, sia chiaro, è certamente pensionato, ma oggi deve aver lasciato qualche allievo in attività di servizio che ancora custodisca quell'insegnamento storico che in questo specifico e delicato settore della cultura giuridica sembra caduto nell'oblio. Si dirà anche, che il legislatore non ha l'obbligo di conoscere il diritto costituzionale e neanche il diritto, ma anche posta così la questione resta il fatto che anche quanti oggi concorrono a formare quel prodotto che definiamo legge, oggi sembrano appartenere più ai cosiddetti ghostwriter, traduco a chi scrive a pagamento per altri ciò che le viene richiesto, che notoriamente si attengono a quanto contenuto nella prestazione, a ciò che l'ordinante ha loro commissionato, consapevoli che al datore di lavoro interessa l'effetto e la qualità e non la qualità del prodotto. È dunque possibile che nelle leggi di riforma, che oggi sono la categoria di leggi più in voga, atteso che il concetto di riforma, che poi significa dare una forma nuova alle cose, è associata assiologicamente, direi dogmaticamente, l'idea più o meno convinta che il nuovo sia sempre migliore e comunque risolutivo rispetto al vecchio, mentre questo è tutto da dimostrare, ed è implicitamente negato dal fatto stesso che una riforma segue all'altra, poiché sembra piuttosto che l'idea centrale si sostanzi nell'inventare qualcosa di nuovo, non importa cosa, anche a costo di complicare la vita, sovvertendo tutte le certezze pregresse, e che questo produca l'effetto taumaturgico commissionato alla legge. Qualsiasi violenza venga portata alle strutture portanti del sistema, anche a rischio di crolli, recede di fronte alla parola riforma, che sempre più sembra il vessillo che gli antichi crociati reggevano per giustificare le peggiori spedizioni in terre di missione. Ma qual è, direte voi, a questo punto la ragione di questa digressione critica rispetto al tema di cui dobbiamo occuparci? E cosa c'entra tutto questo con le linee guida e la soft law? Ci arrivo subito. La soft law mi sembra emblematicamente il simbolo che campeggia sul gonfalone di quella mission, che è quella di introdurre nel sistema uno strumento nuovo e decisivo di regolazione dei rapporti giuridici più flessibile e articolato, più efficace e meno complicato della normativa pregressa. E questo vale, si badi, non solo nel nuovo codice degli appalti che rappresenta l'apoteosi della nuova regolazione, ma in tutti gli esempi, che non mancano, di richiamo a quel termine e che sono presenti in molte norme settoriali dove soft law, guidelines, regolazione flessibile ed altri sintagmi concettuali si trovano associati come un modello di ATI scomponibile e ricomponibile secondo modalità originali e innovative potenzialmente illimitate. Dunque, dico, non è una sorpresa che parliamo di soft law e non sappiamo bene di che cosa parliamo.
Detto questo, non vorrei tuttavia mostrarmi critico a prescindere e dunque non mi sogno di voler apparire pregiudizialmente contrario all'idea stessa della soft law e con essa della regolazione attraverso le linee guida. In teoria, la soft law, intesa come regolazione morbida o soffice, importata prevalentemente dal sistema anglosassone e recepita in quello dell'Unione, non è affatto un concetto inutile o peggio dannoso quanto ai risvolti pratici. Al contrario, ci sono stati e ci saranno settori o campi di applicazione in cui quel concetto ha espresso e può continuare ad esprimere tutte le sue potenzialità positive. A patto però che si dica chiaramente che soft law e hard law sono due cose distinte e che vivono in due mondi, forse contigui ma diversi. E che sia chiaro che la soft law, come sanno tutti gli studenti del primo corso di giurisprudenza, non si iscrive in nessuna delle fonti normative tipiche di hard law conosciute dal nostro ordinamento e ivi classificate come primarie, ovvero secondarie. Per coerenza con questa prima affermazione dovrei dire e concludere in 3 minuti che il controllo giurisdizionale della soft law, per la sua stessa natura di fonte non normativa, non dovrebbe esistere e che forse sarebbe meglio per tutti se non esistesse. Perché? Se per giustificare la regolazione flessibile dobbiamo scomodare l'efficacia esistenziale della regola soffice, ossia il fatto che per il solo motivo di esistere quel tipo di regolazione è in grado di dare al sistema maggiore efficienza e di favorire, come le linee guida nel settore dei contratti pubblici, l'esecuzione dei contratti e l'attuazione dei fini pubblici, allora basterebbe dire, cerco di tradurre il concetto in modo semplice, che non è tanto la natura della fonte che rileva quanto piuttosto la sua provenienza, nella specie da una speciale authority e quindi la sua mera esistenza. Se così indagare sulla natura della soft law rappresenta un mero esercizio speculativo di carattere meramente ricreativo. Se invece vogliamo cercare di inquadrare a forza, ma dico a pressione fortissima, la soft law nel sistema delle fonti normative, allora emergono tutte le contraddizioni che l'utilizzo improprio dei concetti e delle categorie giuridiche con chiara evidenza quel tentativo produce. Accade infatti in primo luogo che l'incertezza della matrice mina il primo e fondamentale principio della scienza giuridica, quella della certezza del diritto, che piaccia o meno regge tutto il sistema delle relazioni sociali ed economiche che al diritto si affidano. Se per usare concetti diversi, nella soft law ci può stare una serie di regole vincolanti e non vincolanti, di principio e di dettaglio, flessibili e rigide, definite e indefinite, che è evidente che quell'efficacia esistenziale alla quale si richiama la dottrina più indulgente e disposta alla massima scomposizione della matrice non solo non otterrà il risultato di favorire e rendere più efficace il sistema, ma al controllo quello di renderlo ingestibile. A questa parte destruens del mio intervento, sulla quale non insisto perché altrimenti non direi altro, io aggiungerei una seconda parte che non posso neppure definire costruence, che costituisce l'oggetto di una relazione preparata l'anno scorso e rielaborata alla luce delle vicende successive all'approvazione del codice, in particolare del regolamento adottato da ANAC il 5 ottobre 2016, che altro non evidenzia quello che poi io considero l'errore fondamentale e il fallimento della scommessa sul cosiddetto copy-out, la ricopiatura delle direttive e della negazione del gold plating, l'indoratura delle norme. Voi sapete che il nuovo codice in sostanza scommetteva su un'applicazione basata, quindi molto sintetica, il cosiddetto copy out, quindi il recepimento delle direttive in forma assai più sintetica di quanto avvenuto in precedenza nel vecchio codice, e quindi non seguire la regola contraria del copy out, cioè dell'indoratura, quindi di arricchire e di introdurre delle norme ulteriori
spesso derogatorie rispetto alle direttive comunitarie. In realtà cos'è accaduto? È accaduto esattamente il contrario. Abbiamo un codice degli appalti composto da 220 articoli, spesso lunghissimi, complicati. Nel sistema, nella normativa, sono stati introdotti tutta una serie di quelli che io chiamo sottosistemi normativi. Per esempio, tutta la regolazione affidata ad ANAC fa parte di un corpo di norme che è stato inserito, che sarebbe alieno rispetto alla normativa negoziale. Infatti spesso mi sono chiesto perché la regolazione di ANAC non sia stata oggetto di una normativa ad hoc come autorità di regolazione, come per le altre autorità. Perché il fatto di aver inserito questo sottosistema all'interno del codice degli appalti ha trasformato quella che era una funzione, cioè quella di ANAC di essere autorità per la regolazione anticorruzione, in un soggetto che ha oggi assolto una funzione esorbitante, perché i poteri oggettivamente sono classificabili non con un termine diverso, poteri normativi. Perché adesso vedremo se il significato delle linee guida, se la soft law ha un contenuto normativo, perché poi è quello il problema che dobbiamo affrontare e comprendere, allora c'è un potere di normazione, c'è un potere amministrativo, c'è un potere di controllo, c'è un potere sanzionatorio, c'è un po' di tutto, cioè questa autorità cumula una serie di poteri e di funzioni. E i dubbi sul fatto che il principio della separazione dei poteri sia stato in questo caso messo assolutamente da parte lo nutrono molti, come dico, molti costituzionalisti, molti studiosi. Quindi inserire questo sottosistema all'interno non ha fatto altro che appesantire un corpo di norme che costituisce peraltro in ambito europeo un'eccezione, perché io ho maturato una grossa esperienza a livello europeo, lavorando quindi con i colleghi nell'ambito dei programmi della rete di formazione giudiziaria, e quindi conosco qual è il sistema normativo che regola la materia dei contratti e degli appalti pubblici in tutta Europa. Bene, non ce n'è uno così complesso come il nostro. Tra l'altro la scommessa di ridurre il complesso normativo eliminando la funzione regolamentare, assegnando ad ANAC il compito in sostanza di integrare il sistema normativo con la soft law, è fallito, perché c'è tutta una fase, una serie di provvedimenti di contenuto regolamentare che devono essere adottati, e nel frattempo sono sopravvenute le linee guida in maniera ordinata o disordinata, comunque con l'avallo del Consiglio di Stato, che quindi si è espresso, ha espresso pareri, ma se voi ci fate caso l'insieme dei poteri, quindi dei poteri normativi, linee guida, i poteri di controllo o comunque di indirizzo esercitati con i pareri vincolanti, fino a ieri con le raccomandazioni vincolanti, che erano un controsenso, e per fortuna quella norma è venuta meno, anche se sostituita poi dalla legittimazione attiva attribuita ad ANAC, eccetera. Tutto questo ha creato un sistema in cui la presenza di ANAC è totalizzante, quindi non è più un'autorità che esercita una funzione limitata alla funzione, quindi al profilo, alla mission, no? Ma è diventata un'autorità di consulenza generale su tutte le tematiche, su tutte le questioni che riguardano il contratto, il codice degli appalti pubblici. Quindi un po' riassumo quello che ho detto. C'è chi ha definito questo complesso di norme un sottosistema normativo funzionale e dedicato, intendendo con questo individuare un sistema di norme che si inseriscono nell'orditura complessiva, assumendo uno scopo e una funzione precisa, distinta e distinguibile dalle tante che quella legge compongono e che con il sistema principale convive. Quando ciò accade,
e ormai spesso accade, il legislatore assegna al sottosistema di norme una finalità e una graduazione di forza e di valore alle norme che questo sottosistema definiscono. Affinché sia chiaro all'amministrazione, semplifico intendendo a tutti i soggetti chiamati ad applicare le norme, quindi anche a quanti le interpretano e le giudicano, qual è la graduazione di valore tra dell'interesse pubblico ad esse sottostante rispetto ad ogni altro interesse pubblico primario o secondario presente e riassunto nella finalità complessiva della legge. Non si tratta di un discorso qui astratto, ma concreto, perché nell'applicazione della legge solo la coerente e coordinata attuazione dei diversi sistemi o sottosistemi normativi può realizzare pienamente la volontà della legge e perseguire gli obiettivi che essa si è data. E poiché il soggetto che deve applicare le norme amministrative è costituito da un complesso di pubbliche amministrazioni, è evidente che quanto più complesso e affollato è il sistema normativo e gli eventuali sottosistemi, e quanto più numerosi sono i soggetti chiamati ad attuare la legge, tanto più complesso e difficile sarà non solo gestire quelle norme per l'amministrazione coinvolta, ma anche mantenere entro un livello, per così dire, fisiologico, il conflitto che normalmente sfocia nelle sedi giuridiche competenti. Nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 ricordo di aver espresso la preoccupazione, mediata da articoli di dottrina che mi sembravano fortemente condivisibili, che la volontà di attribuire all'autorità anticorruzione una straordinaria e inedita quantità di competenze istituzionalmente e funzionalmente complesse, per semplificare appunto normative, amministrative e di controllo, potesse implicare una ulteriore non voluta burocratizzazione, sinonimo di appesantimento e di inefficienza, in un settore delicatissimo ed economicamente fondamentale per il Paese. E questo non solo perché il complesso dei poteri e delle funzioni che l'autorità si è per volontà del Parlamento impegnata a svolgere è imponente, siccome destinata a controllare tutto il territorio nazionale, ma anche perché si tratta di un'attività che, come è stato da molti evidenziato, dovrà essere svolta su piani funzionali e istituzionali diversi, e qui appunto mi ripeto, ma dico il piano normativo, attraverso le cosiddette guidelines, che costituiscono un universo ancora inesplorato, il piano amministrativo e provvedimentale, raccomandazioni e provvedimenti di indirizzo e sanzionatori, nonché e non ultimo quello di controllo e di interdizione dei fenomeni diretti e indiretti di criminalità organizzata e quindi di esclusione dal circuito delle gare pubbliche delle imprese controllate o riconducibili ai gruppi criminali. Mi sembra tuttavia evidente, lo dissi già allora, che questo complesso di attività così penetrante non potrà essere portato a buon esito se tutti i soggetti coinvolti, tra cui evidentemente annomero la magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, l'amministrazione, ivi compresa quella che fornisce ad ANAC il supporto organizzativo dell'attività di controllo, e qui mi riferisco alla prefettura e ai corpi di polizia, non opereranno in maniera coordinata e coerente, sottolineo coerente, posto che l'insieme non sistematico ma frammentato e spesso confuso del sistema normativo rischia di rendere conflittuale e poco efficace il rapporto che ho appena definito tra i soggetti pubblici coinvolti. Penso in particolare, per quanto riguarda il rapporto tra il giudice amministrativo, in quanto giudice dei contratti pubblici, e l'ANAC, alla possibilità che nei giudizi instaurati contro le determinazioni dell'autorità, scusate, il contenzioso che normalmente vede al centro i provvedimenti dell'amministrazione appaltante, si tramuti in un giudizio sugli atti presupposti assunti da ANAC, ovvero sugli atti a contenuto normativo adottati da ANAC, le linee guida, se si ritenga nella parte in cui si ritenga che queste hanno carattere normativo. Perché qual è il fondo della questione, del problema che ci siamo posti? Cioè le soft law ha un valore normativo, si tratta di norme che integrano già questo complesso affollato, hanno una matrice regolamentare, o sono una serie, come viene concepita in Europa, di buone pratiche, cioè di suggerimenti, di indirizzi, di consigli che provengono dall'autorità, dall'ANAC, che quindi sono consigli autorevoli, ma che l'amministrazione
può nell'ambito della discrezionalità e della responsabilità propria, secondo quello che è l'ordine dell'attribuzione delle funzioni che la legge assegna all'amministrazione e non ad ANAC, deve assumere. Cosa intendo dire? L'amministrazione riceve attraverso le soft law, attraverso le linee guida, degli indirizzi, degli orientamenti, spesso si tratta di richiami ad indirizzi giurisprudenziali, che poi le linee guida, come voi sapete, a volte assumono un carattere discorsivo, a volte sembrano cogenti, vincolanti, quindi è molto difficile, e lo stesso Consiglio di Stato ha suggerito più volte ad ANAC di adottare nella formulazione delle linee guida almeno dei sintagmi coerenti, cioè perché sia chiaro che cosa nell'ambito delle linee guida è semplicemente un indirizzo e che cosa secondo l'autorità vuole essere invece una norma più o meno vincolante, cioè qualcosa che viene ricondotta più all'esercizio dell'attività regolamentare che non all'attività regolatoria, perché poi in sostanza ANAC sostiene anche di essere autorità indipendente, quindi che i poteri di regolazione nascono e sono riferibili, riconducibili a questa fonte, il che crea un ibrido, ma comunque insomma è questo la questione fondamentale, perché se la soft law crea norme, allora qui accade una cosa: intanto l'amministrazione è obbligata ovviamente a applicare le normative, le norme della soft law. La violazione quindi delle regole poste con le soft law diventa una violazione di legge, diventa un motivo di illegittimità del provvedimento amministrativo. Se viceversa riteniamo che si tratti soltanto di indirizzi, è chiaro che l'amministrazione recupera interamente la responsabilità, anche il funzionario sa che decide, prende una decisione che d'altra parte la legge affida all'amministrazione, e quindi che l'indirizzo delle linee guida, autorevole per quanto sia, e poi abbiamo visto che a volte è stato smentito anche dal giudice amministrativo, è un orientamento autorevole, quindi che merita di essere seguito. La conseguenza peraltro dell'impostazione del problema in questi termini, adesso vi dirò perché qualcuno sostiene la tesi della normativa del carattere vincolante delle linee guida e qualcuno invece sostiene un criterio diverso. E mi ha sorpreso molto, per la verità, che Vittorio Italia, nell'ultimo incontro che abbiamo avuto in tribunale, nel quale si parlava appunto di soft law, abbia sostenuto la tesi della vincolatività, cioè che secondo lui bisogna ritenere che le norme e le linee guida siano vincolanti e quindi che l'amministrazione debba attenersi a questo criterio. Naturalmente senza forse comprendere a fondo quali sono le implicazioni, nel momento in cui la soft law assume un carattere normativo, ecco che diventa una componente del sistema normativo complessivo, ed ANAC finisce per essere trascinata all'interno del giudizio amministrativo. Invece di stare fuori come autorità di regolazione, ANAC viene inserita nel processo amministrativo. Perché? Perché gli atti delle linee guida vengono impugnate come atto presupposto rispetto ai provvedimenti che l'amministrazione assume in materia di contratti pubblici. In realtà ciò che il ricorrente davanti al giudice amministrativo ha interesse ad impugnare è esclusivamente il provvedimento dell'amministrazione, il provvedimento di aggiudicazione, i provvedimenti di esclusione, i provvedimenti regolativi della gara, non gli interessa altro. Quindi il fatto che come presupposto della decisione dell'amministrazione ci sia una linea guida di ANAC, un parere vincolante di ANAC, dovrebbe essere in sé irrilevante, sarà un atto presupposto del quale si potrebbe teoricamente chiedere l'annullamento ove occorra, ma poi sarà compito del giudice amministrativo valutare se si deve passare attraverso il necessario annullamento di quell'atto o meno, il che significa che la presenza di ANAC nel giudizio potrebbe non essere necessaria secondo il giudice. E invece, se accediamo all'altra tesi, allora abbiamo che da un processo, ormai un processo amministrativo in materia di gare pubbliche, se ne fanno due.
E questo vi dirò molto sinteticamente perché. Quindi, i sostenitori della tesi normativa e del carattere vincolante delle linee guida assumono che si tratti di atti afferenti al potere di regolazione attribuito ad ANAC dalla legge e destinato ad integrare e in parte a sostituire la fonte regolamentare e quindi il regolamento di attuazione del vecchio codice degli appalti, e che quelle norme presentano il doppio vantaggio di essere filtrate dal parere consultivo del Consiglio di Stato e di essere flessibili nella misura in cui le stesse ineriscono a procedimenti consultivi con gli stakeholders e alla loro articolazione discorsiva e non tipicamente prescrittiva, quale quelle delle fonti normative. Chi viceversa sostiene che la soft law non ha e non deve possedere contenuti normativi vincolanti proprio della fonte regolamentare, evidenzia come quel carattere non sia compatibile con la funzione ontologicamente propria delle linee guida. Perché sia che si tratti di funzione consultiva, sia che si tratti di funzione orientativa, sia che si tratti di funzione di indirizzo funzionalmente orientata alla finalità di prevenire il fenomeno della corruzione, ciò che appare essenziale è che non venga limitata e condizionata la libertà della funzione decisionale, l'esercizio del potere discrezionale assegnato dalla legge alla pubblica amministrazione, e con esso non venga inciso anche il rapporto paritetico tra l'autorità ANAC e le pubbliche amministrazioni, conservando a queste ultime la piena responsabilità delle decisioni assunte. La conseguenza dell'adesione all'una o all'altra tesi, d'altronde, non sono per nulla irrilevanti e non lo sono sul versante conseguenziale dei rapporti tra i diversi poteri e le diverse funzioni coinvolte, quindi la funzione normativa, la funzione amministrativa e la funzione giurisdizionale. Trascurando, mi avvio alla conclusione, per un momento i profili di costituzionalità che non sono, almeno a mio giudizio, affatto secondari e che ineriscono alla straordinaria, come dicevo, quantità di attribuzioni e di compiti assegnati ad ANAC, dove lo sconfinamento dell'ambito di poteri che la Costituzione assegna alle diverse funzioni, separandone gli ambiti, il principio della separazione dei poteri, per dirlo in sintesi, appare ampiamente compromesso. Desidero concentrarmi specificamente sugli effetti che questa complessità e commistione di poteri genera sulla funzione amministrativa e su quella giurisdizionale. La caratterizzazione normativa delle linee guida, semplificando al massimo, implica, anche a causa dell'inserimento, come vi dicevo, del sottosistema ANAC all'interno del codice dei contratti pubblici, piuttosto che in uno specifico strumento normativo regolatorio dell'autorità, come è avvenuto per esempio per Aresa, per le altre autorità indipendenti, quindi la creazione, dicevo, tutto questo, di un effetto distorsivo del rapporto tra la pubblica amministrazione e l'autorità, nel senso chiarito di soggetto che norma, che sanzione e che svolge funzioni paragiurisdizionali nei confronti della prima. Non va dimenticato che, in aggiunta alla funzione vincolante che si esprime attraverso i pareri, i cosiddetti vincolanti, dopo la modifica apportata con il correttivo che ha soppresso il secondo comma dell'articolo 211, voi ricordate, l'articolo 211 prevedeva le cosiddette raccomandazioni vincolanti, era un ossimoro perché o è raccomandazione o è un'imposizione. Bene, ma quello che mi aveva colpito, che aveva colpito tutti, era in particolare il secondo comma il secondo periodo del secondo comma, che riguardava tutti voi, ed era quello che prevedeva la sanzione fino a 25.000 euro per il responsabile del procedimento che non avesse eseguito, come dire, la raccomandazione, quindi l'ordine che proveniva da ANAC, il che francamente era un'aberrazione totale, dimostrava in maniera sconcertante forse l'ignoranza del legislatore, perché tutti quanti, immagino saprete, che il responsabile del procedimento non è altro che un povero cireneo che ha il compito di portare la croce del procedimento dall'inizio fino alla sua conclusione, ma non ha nessuna responsabilità sulle decisioni che naturalmente spettano all'amministrazione. Quindi sanzionare
era veramente, ma infatti, dopodiché, quindi questa norma è caduta, ANAC ha fatto una finta resistenza, ma poi in realtà è venuta meno, e però è stata sostituita dalla norma, introducendo quindi il comma 1 bis, per cui l'ANAC è legittimata ad agire per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto. Poi queste formule, insomma, anche generiche, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che esse violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Capite che c'è anche sconnessione tra la funzione, perché ormai ANAC diventa soggetto legittimato ad impugnare qualsiasi provvedimento dell'amministrazione, a prescindere poi se la questione inerisca o meno alla funzione anticorruttiva. Quindi è legata a questa funzione consultiva generale, perché le linee guida non hanno un limite funzionale, quindi riguardano l'interpretazione, un indirizzo su tutto il complesso delle norme del codice degli appalti. E quindi questa funzione, questa straordinaria legittimazione, attribuisce ad ANAC la possibilità quindi di presentarsi in giudizio, di essere quindi parte del giudizio, a prescindere quindi da quello che avevamo dalla fase ordinaria, cioè dall'ipotesi in cui venga trascinata in giudizio, qui diventa soggetto attivo. Prima ho fatto riferimento all'ipotesi in cui ANAC venga evocata in giudizio perché normalmente si impugna un provvedimento, si impugnano le linee guida a monte o il parere vincolante o quant'altro, e quindi ci venga trascinata come soggetto passivo. Qui addirittura abbiamo una legittimazione attiva. Peraltro, io questa questione l'ho affrontata anche con i componenti di ANAC. Con l'idea e con l'illusione che, trascinata nel processo, ANAC diventi una parte speciale. In realtà, il giudice amministrativo, ANAC la tratta come una parte del processo a tutti gli effetti. Ecco, per fortuna. E quindi abbiamo anche dei precedenti in cui le decisioni di ANAC sono state annullate, ANAC è stata pure condannata a pagare le spese di giudizio. Cioè, quindi deve essere chiaro per ANAC che se viene nel processo, ci viene come parte, sia che ci venga come parte attiva, sia come ci venga come parte passiva, come amministrazione in sostanza, decidente, e lì sta pure il paradosso, ecco, sarà trattata quindi come una parte del giudizio. Quindi questo desiderio di ANAC di cacciarsi nel processo, io francamente non l'ho mai capito, perché ho sempre immaginato che l'autorità di regolazione stesse fuori con il peso della sua autorità. Ho parlato di valore esistenziale, il fatto che esista già ANAC già crea un rapporto, come dire, di controllo intuibile, e che non necessita di questo intervento diretto nell'ambito, poi intervento diretto per difendere che cosa? Il valore normativo delle prescrizioni, delle linee guida, oppure per difendere il valore vincolante dei pareri. E poi sono un altro paradosso, perché noi di pareri vincolanti ne conosciamo. Però un parere nasce, un parere facoltativo, un parere vincolante è definito così dalla legge. Non avevamo mai visto un parere vincolante perché l'amministrazione decide che il parere di autovincolarsi adesso. Quindi è una sorta di ulteriore provvedimento atipico, il che naturalmente rende l'ambito di questa mission. Io con franchezza ho detto ad ANAC, la vostra secondo me è una mission impossible, perché voler esprimere pareri su tutto l'ambito del sistema normativo, a tutte le amministrazioni a livello nazionale, poi le amministrazioni appena, a questo punto, per scarico di responsabilità, appena c'è un minimo problema, io lo capisco, i funzionari, sono stato nell'amministrazione attiva, capisco che chi deve prendere una decisione in un sistema normativo così complesso, anche per noi, ho 35 anni di esperienza in questo lavoro, a volte mi trovo di fronte a delle norme, va bene, che o definiamo stupide, oppure dobbiamo dire che non, incomprensibili, frutto di compromesso, per cui già il giudice stesso ha difficoltà di interpretazione, a muoversi poi tra l'altro in un sistema che proprio per la sua complessità, come dire, presenta elementi di discrasia anche nel raccordo tra le diverse norme.
perché a volte l'intenzione del legislatore è di valorizzare un interesse, altre volte di valorizzare un interesse contrario, a volte si crea un conflitto tra questi interessi, quindi ecco la difficoltà di interpretare. Quindi a maggior ragione io capisco quali sono le difficoltà in cui oggi il funzionario pubblico si ritrova nella gestione di queste gare. Penso ad un sistema diverso, adesso voglio dire il migliore dei mondi possibili. La Germania ha recepito il codice degli appalti, ha fatto un copy out essenziale, ha preso le direttive, le ha tradotte, le ha trasposte con 53 articoli. Va bene? No, è vero, qualcuno mi ha obiettato che la Germania è un altro pianeta, non c'è quel rapporto di sfiducia che esiste nel nostro sistema tra il cittadino e l'amministrazione, tra l'amministrazione e viceversa, non hanno forse quei problemi, va bene, il problema dell'anticorruzione ce l'hanno anche loro, ma comunque voglio dire, hanno. Però anche la Romania, ecco, tanto per dire che è un paese che per molti versi ci somiglia, anche la Romania ha adottato un codice degli appalti, posso dire, secco e stringato. Siamo noi che abbiamo quindi creato questa sovrastruttura, tra l'altro senza comprendere che, e questo mi deriva dall'esperienza, cioè che la funzione preventiva. Perché quello poi è lo spirito con la quale ANAC si pone in seno alla, o è stato collocato, perché poi ecco, ANAC dice: ma noi non facciamo altro che se non quello che la legge ci ha commissionato, quindi non è che stiamo andando oltre. Bah, non sarei del tutto d'accordo, ma comunque insomma sostanzialmente c'è quello. L'ambito della la dilatazione, insomma, dei poteri che in questo modo si è creato non ha riscontro con nessuno degli altri sistemi. Tanto che, vabbè, adesso dirò qualcosa che era sorprendente anche per me, tanto che in Germania hanno. È talmente poco rilevante il codice degli appalti che recepisce la normativa comunitaria, che sostanzialmente le regole normative sono tratte dal codice civile in prevalenza. Quindi gli appalti pubblici sono regolati dalle norme del codice. Tanto che non è nemmeno il giudice amministrativo in Germania non è il giudice dei contratti pubblici, loro hanno un organismo di controllo amministrativo, la Vorgabekammer, quindi che si occupa di tutte le questioni che ineriscono al precontenzioso, potrei dire, quindi impugnative di bando, tutte queste le risolve un soggetto che non è strutturalmente considerato giurisdizione. Dopodiché le questioni che residuano vanno al tribunale ordinario. Naturalmente voi vi direte, ma ci sono 53 norme che disciplinano i contratti, sostanzialmente cosa succede per i contratti sopra soglia? Allora, la risposta che vi do è in questo senso: i tedeschi bravissimi, devo dire, a differenza di noi italiani, quindi che in questa, ho detto che noi siamo come i salmoni, risaliamo la corrente normativa in queste procedure di gara, gli altri sono anguille, perché seguono la corrente discendente, hanno sostanzialmente utilizzato il principio comunitario per favorire le piccole e le medie imprese per ridurre in piccoli lotti gli appalti. Quindi anche gli appalti più grossi in Germania vengono ridotti, quindi portati sotto soglia, il che li attrae alla normativa ordinaria, alla normativa civile. Solo il 10% delle gare in un mercato che vale 400 miliardi di euro, pensate che il nostro vale 117 miliardi di euro, quindi in un mercato come quello solo il 10% è di gare sopra soglia e per il resto, tanto che noi con una sentenza recente di dicembre abbiamo rimesso alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale
della norma sul subappalto, cioè quella norma che limita al 30% la possibilità del subappalto, rilevando proprio un contrasto delle nostre norme che hanno introdotto una deroga giustificata dalla normativa antimafia, perché sono norme che risalgono al 1990 e che poi sono state tralaticiamente riportate nei codici e che vale quindi tutt'oggi, che afferma quell'obbligo. Bene, abbiamo quindi sollevato questa questione pregiudiziale alla Corte, abbiamo chiesto anche la procedura d'urgenza in un grosso appalto deducendo proprio questo, la violazione di uno di questi principi che tra l'altro, come dire, danneggia le imprese, perché in Italia abbiamo anche questo paradosso, cioè la normativa antimafia, come dire, accomuna tutto il sistema italiano delle imprese italiane sotto il sospetto quindi che siano sotto l'effetto della corruttivo. Che poi posso dirvi, nella mia esperienza di 35 anni, io non ho mai visto emergere dalle gare, perché poi c'è anche questo, voglio dire, non è mai l'effetto corruttivo, è sempre fuori dalla gara, va bene, è una cosa, non ho visto passare bustarelle, scrivere nei provvedimenti che era stata data una regolare ricevuta del pagamento, quindi è chiaro che se la corruzione c'è fuori dalla gara. Spesso in realtà i fenomeni corruttivi sono legati alla cattiva esecuzione delle opere, che magari in Italia nessuno spesso controlla, e quindi ed è proprio in quella fase che forse ANAC dovrebbe esercitare il proprio controllo. Alla fine della gara si verifica se i lavori sono stati fatti bene, va bene? Quindi se sono stati svolti in tempo, se ci sono state varianti, aumenti di costo, se il collaudo è positivo, e lì eventualmente innestare un controllo sia alla Corte dei Conti, perché io ho pensato che all'esito delle gare bisognerebbe inviare una relazione alla Corte, se dovessero rilevare o emergere elementi che fanno pensare quindi che lo svolgimento della gara non si è svolto correttamente. Non dobbiamo pensare che tutta la normativa sia, come ha scritto in una interessante relazione intitolato il dilemma del prigioniero, un professore universitario di Pisa, non dobbiamo pensare che la finalità della gara sia quella di scegliere l'impresa più virtuosa, cioè quella che non abbia alcuna, ma dobbiamo scegliere l'impresa che meglio svolga i lavori, quindi dobbiamo fare una selezione basata su questo e non su altri criteri. Torno un po' a quello per concludere. Scusate, non io questo problema. Allora, quindi dicevo, si realizza in questo modo non solo una forma di controllo e di dipendenza della pubblica amministrazione da ANAC, ma anche la sostanziale e non solo virtuale espansione della funzione che la stessa legge attribuisce ad ANAC per la finalità della prevenzione della corruzione, perché di fatto il controllo, la funzione consultiva e la legittimazione processuale attribuita ad ANAC è svincolata da qualsiasi limite che non sia riconducibile al self-restraint di ANAC stessa, nel senso che sia l'attività normativa svolta attraverso le linee guida, sia l'attività consultiva, vincolante o meno, è astrattamente riferita a tutta la materia dei contratti pubblici e non strettamente legata alla funzione istituzionale di ANAC. A questo va aggiunto che anche il rapporto con la funzione giurisdizionale e anche quindi con il giudice amministrativo è fortemente condizionata dalla struttura dei poteri attribuiti ad ANAC, nel senso che i poteri esercitati o esercitabili da ANAC hanno una diretta ricaduta sul processo amministrativo, come dicevo, perché vuoi per effetto della configurazione normativa della soft law, vuoi per effetto della funzione consultiva vincolante, vuoi per la legittimazione processuale attribuita ad ANAC dal correttivo, il risultato è che ANAC è divenuto attore e convenuto nel processo amministrativo e quindi da autorità indipendente di fatto è divenuto parte di un contenzioso che tradizionalmente vedeva contrapposta l'APA ai soggetti incisi dalle sue attribuzioni e che oggi invece coinvolge appunto l'autorità. Quale sarà il futuro sviluppo di questo potere?
e mi avvio alla conclusione, così esteso e così denso di problemi è presto per dirlo. Molte altre osservazioni, avendo tempo, potrebbero essere fatte ai profili della giurisdizione, che peraltro non sono di poco momento. Affidandomi alla sintesi estrema, è già stato rilevato come l'esercizio dei poteri di ANAC rischia di traslare il processo per l'attrazione della competenza funzionale sugli atti delle autorità indipendenti attribuita in via esclusiva al TAR Lazio, sede di Roma, va bene, e quindi per sottrarla al Tribunale regionale competente sugli atti dell'amministrazione attraverso il collegamento appunto con gli atti normativi presupposti. Se la giurisprudenza riterrà infatti che la competenza funzionale attrae anche i provvedimenti a valle in quanto atti presupponenti la determinazione di ANAC, la maggior parte del contenzioso in materia di contratti pubblici e comunque tutto quello inciso da atti dell'ANAC si sposterà a Roma, presso un TAR che già oggi, proprio a causa della massa di competenze funzionali adesso assegnata, non è in grado di gestire in maniera dignitosa quel delicatissimo tipo di processo che inerisce alla materia dei contratti pubblici. Un'ancora di salvezza c'è ed è rappresentata dall'articolo 120,1 del codice del processo, che recita: gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi, concorsi, di progettazione e quant'altro, eccetera, nonché i provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente. Infatti, poiché c'è un TAR competente a giudicare degli atti anzidetti ed è normalmente quello in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice, si può sostenere, io dico con molto coraggio, quanto segue. Uno, che gli atti impugnati seguano la rispettiva regola. Al TAR territorialmente competente gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e al TAR Lazio gli atti di ANAC. Sorvolo sui problemi che questa soluzione evidentemente crea, cioè di scindere il processo in due fasi. Che gli atti impugnati tutti radicano la competenza presso il TAR territorialmente competente sugli atti delle amministrazioni aggiudicatrici, poiché gli atti di ANAC non sono tecnicamente atti presupposti. E quindi è la domanda principale che attrae quella secondaria, il che vale quando il giudice può annullare il provvedimento lesivo per vizi propri, indipendentemente dai vizi di un altro atto intervenuto nella stessa procedura. Terzo, che si applichi la stessa regola nel caso di impugnativa di ANAC con quella formula tuzioristica, e qui parlo agli avvocati che ovviamente ne sono esperti, con la formula tuzioristica dell'ove occorra, che lascia al giudice il potere di stabilire se per annullare l'atto impugnato in via principale sia necessario effettivamente, a pena di ammissibilità, impugnare anche l'atto presupposto. La questione è sottile, ma il punto cruciale in prospettiva proprio questo. E con questo ringrazio e concludo con una citazione di Johannes Brahms, compositore tedesco del quale la nota la vis polemica, che lo portava spesso a oltrepassare involontariamente la dialettica critica. Se oggi ho dimenticato di criticare qualcuno, gli chiedo umilmente scusa.